Buongiorno, avete scelto un pavimento in parquet con connessione Top Connect di Aro. Un'ottima scelta. In questa sede vi mostrerò passo dopo passo come si effettua la posa con incollaggio sull'intera superficie. Iniziamo a togliere polvere sporco dal sottofondo, con scopa o aspirapolvere. Per evitare di rimanere senza doghe a lavori quasi terminati, misuriamo ancora una volta la superficie su cui andremo a posare il pavimento. Calcolate quindi in maniera esatta la superficie di base del locale, lunghezza per larghezza. Aggiungiamo circa 5-10% alla superficie di base calcolata, poiché c'è sempre un po' di sfrido. Prima di iniziare con la posa, dobbiamo decidere in quale direzione posare le doghe. In questo caso non esiste soluzione giusta o sbagliata. Possiamo posare le doghe in orizzontale per far apparire più grande il locale, oppure in verticale per sottolinearne la forma. Si può utilizzare anche la fonte luminosa principale per decidere la direzione di posa. Adesso possiamo iniziare con la posa vera e propria. Iniziamo nell'angolo destro e ci muoviamo verso sinistra. Non stupitevi del fatto che le prime tre file vengono posate a secco, senza l'impiego di colla. Iniziamo la seconda fila con il pezzo restante della prima. È importante che la fuga orizzontale della doga adiacente venga posata sfasata di un terzo. In questo modo si garantiscono sufficiente stabilità e un effetto estetico allettante. Adesso controlliamo il giusto orientamento delle file. Se è tutto al posto giusto, disegniamo le linee di riferimento. Adesso smontiamo con cautela le prime tre file. Fate attenzione in particolare alle connessioni sul lato corto. Per smontarle è necessario che le doghe vengano sfilate in orizzontale. Adesso potete iniziare a posare e incollare il pavimento. Consigliamo di applicare la colla con una spatola, nel nostro caso misura L. Avete la colla elastica Aro? Perfetto! Versatene sul pavimento una quantità sufficiente per tre file e distribuitela in modo omogeneo con la spatola. Adesso prendete la vostra prima doga e collocatela nella colla. La seconda viene collocata sul lato corto e premuta verso il basso finché la molla non si inserisce. Ricordatevi anche della distanza dalla parete di circa 10 mm per la fuga di espansione. Utilizzate i cunei distanziali per mantenere una distanza omogenea su tutto il perimetro. Anche i pavimenti incollati continuano a espandersi o ritirarsi in caso di cambiamenti del clima all'interno del locale. A partire dalla seconda fila, inclinate prima di tutto il lato lungo e inserite con cautela il lato corto. Inclinando la doga, si inserisce la molla sul lato corto e lo si percepisce chiaramente con un clic. Fila numero 3. Adesso possiamo accertarci del fatto che sia tutto parallelo per mezzo della linea di riferimento disegnata. Se è tutto corretto, si può procedere. In caso negativo, riposizionare le tre file in base alla linea di riferimento. Per sicurezza, controllate nuovamente l'allineamento con l'apposita corda. Ottimo, siete già a buon punto. Vi do un altro consiglio. Per evitare spostamenti indesiderati e fare peso, collocate sulle doghe posate un paio di confezioni di pavimento ancora chiuse. Continuate il lavoro in tutto il locale in questo modo, tre file alla volta. Misurate la larghezza e proiettatela tre file alla volta. Dopo aver applicato la colla, la superficie deve essere ricoperta nel giro di 20 minuti. Raramente gli elementi finiscono alla perfezione. Consigliamo quindi di tagliare il lato lungo dell'ultima fila di modo che combaci perfettamente. La scelta della sega da utilizzare, che sia circolare o assiale, è completamente nelle vostre mani. Ricordatevi sempre la distanza di dilatazione di circa 10 mm. Lavoro perfetto, complimenti! Al termine potete raccogliere i cunei di chiusura. Buon divertimento sul vostro nuovo pavimento Aro! Se avete ancora domande, venite a trovarci sul nostro canale YouTube, dove troverete molti suggerimenti e accorgimenti utili. A presto!